Iniziamo la ricetta. Prepariamo il lievitino. Sciolgo il lievito di birra in una ciotola con dell'acqua a temperatura ambiente. Lo faccio sciogliere bene e poi aggiungo la farina. Impasto sempre con il cucchiaio e poi a mano finché non creo una palla. E la lascio lievitare per circa un'ora coperta con la pellicola e chiusa nel forno. Nel frattempo preparo il mix aromatico. Mi servirà la scorza grattugiata di un'arancia, estratto di vaniglia, la scorza grattugiata di un limone e i semi di una bacca di vaniglia. Quindi grattugio l'arancia. Grattugio il limone, metto un cucchiaio di estratto di vaniglia che ho fatto io in casa, cucchiaio, e poi estraggo i semini dalla bacca di vaniglia e li inserisco nel nostro mix. La bacca non va buttata, la possiamo riutilizzare benissimo mettendola anche nello zucchero che teniamo in cucina. Quindi amalgamo bene con il cucchiaio, faccio sciogliere bene tutti gli ingredienti, sigillo con la pellicola e ripongo in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. La ricetta completa la trovi nell'info box. Ho preparato comunque in una ciotola 4 tuorli e un uovo intero, li ho sbattuti e li ho divisi in due ciotoline. Una la metto in frigo e l'altra la userò subito. Nella ciotola della planetaria metto il lievitino, aggiungo lo zucchero, il latte. Avvio la planetaria a velocità bassa, munita di gancio foglia. Questo serve per far sciogliere bene il lievito. Aggiungo il malto. La farina a cucchiai. Continuo ad impastare per circa 4 minuti, finché l'impasto si staccherà da solo dalle pareti e sarà omogeneo. Ora incorporo una ciotolina delle uova sbattute. Per circa 10 minuti lavoro a velocità bassa. Poi passo a velocità massima per altri 5 minuti, fino a quando l'impasto inizia a filare e risulta ben incordato. Quindi cambio il gancio a foglia e metto quello proprio a gancio per i grandi impasti e continuo ad impastare a velocità bassa, fino a renderlo omogeneo. Aggiungo il burro fuso e raffreddato, continuo ad impastare e lo faccio amalgamare bene a tutto l'impasto. Spengo la planetaria, tiro giù l'impasto dal gancio, gli do una impastata a mano con il tarocco
e copro il cestello con il canavaccio pulito. Lo lascio lievitare all'interno del forno con la lucina accesa fino a che non triplica di volume. Circa 2 o 3 ore ci vorranno. Eccolo qua, l'impasto è lievitato. Ora prepariamo il secondo impasto. Aggiungo le uova. Questa è la ciotolina che avevo messo in frigo, vi ricordate? La seconda ciotolina. Lo zucchero, il sale, la farina, le mix aromatico che ho preparato precedentemente. Metto il gancio alla planetaria e la avvio a velocità bassa per circa 10 minuti. Dopodiché aumento per circa 4 minuti a velocità massima fino a quando l'impasto si stacca dalle pareti da solo. In caso contrario, spengo la planetaria, lascio riposare l'impasto e magicamente si staccherà da solo. Ora aziono la planetaria a velocità bassa e aggiungo il burro raffreddato. Lo faccio assorbire bene. Trasferisco l'impasto sulla spianatoia e con l'aiuto del tarocco inizio a ripiegarlo su se stesso fino a renderlo un panetto omogeneo e forza. Questo impasto servirà per dargli forza, per far sviluppare la maglia glutinica e per renderlo bello forte. Lo copro con il canavaccio e lo lascio riposare circa 10-15 minuti. Passato questo piccolo riposino, lo rimetto nella planetaria. Aggiungo le gocce di cioccolato che ho tenuto in frigorifero un bel po' di tempo. E inizio ad impastare a velocità bassa fino a quando le gocce di cioccolato si saranno ben amalgamate a tutto l'impasto. Trasferisco l'impasto sulla spianatoia di nuovo. Rigiro l'impasto su se stesso, sempre aiutandomi col tarocco, 5 o 6 volte. Formo una palla liscia e la lascio riposare altri 45 minuti, coperta sempre dal nostro canavaccio. Ora faremo un passaggio molto importante, la pirlatura.
Prendo un pezzettino di burro, lo spalmo sulla spianatoia, lo spalmo sulle mie mani, un po' sull'impasto, e comincio a far girare tra le mie mani sulla spianatoia l'impasto, dandogli la classica forma a palla regolare per farlo crescere in modo perfetto durante la lievitazione. Questo è un passaggio molto importante. Quindi lo metto nello stampo da panettone e lo lascio lievitare per circa 3 ore, fino a quando non raggiunge il bordo dello stampo, precisamente a 1 centimetro dal bordo dello stampo. Ottenuta finalmente l'ultima lievitazione, con un coltello formo una X sulla superficie e metto un pezzettino di burro al centro per far sì che la parte resti morbida durante la cottura. Eccolo qui, l'ho appena sfornato, è ancora caldo. Lo infilzo con i ferri da calza o con il ferro tradizionale da panettone, lo capovolgo all'interno di una pentola capiente, lo copro con il canavaccio e lo faccio raffreddare tutta la notte prima di assaggiarlo. Eccolo qui, il mio primo panettone con gocce di cioccolato. È stata veramente la più grande soddisfazione prepararlo. Una grande scommessa, ci sono riuscita ed è stato veramente faticoso. Pensate, una giornata intera. Ciao a tutti, a presto!